Allora, come ti è sembrata l'idea di dedicare il primo maggio all'Africa e all'integrazione interculturale? Bella, la bellezza, il 1º maggio deve essere momento di riflessione e di avvicinamento. Adesso io scherzo, ma le cose sono molto più serie, non dovrei farle in questa veste, però siccome io sono stato in Africa, conosco, insomma, la realtà è sacrosanto. Però apro una parentesi, fuori, ecco, diciamo un po' più, ecco, ridicolina, perché il 1º maggio è una data molto importante, perché è il compleanno di questo vecchio prete. Signori, questa sera io compio 49 anni, cioè non il prete, il personaggio, io sono, vabbè, poi ve lo spiego con calma. Marcolino, mettiti a posto che ci sono gli amici della TV, ecco qua. Sì, no, appunto, dimostra anche un po' di più, Padre Buozzi. No, 40... io non Sì. lo volevo dire, però. Perché cioè, l'età incipie, avanza Ragazzo, qui e c'è un dopo. giovane dentro, cioè Non si l'età. sa mai, Comunque. anche la tosse. La tosse è il tamburello della morte, Ma Padre allora, Buozzi. scusate, adesso poi. Ciao, vieni via, vieni via. No, davvero.